prima l'europeo da titolare con l'Italia e poi l'approdo in una big di Serie A, stando alle news di calciomercato che riguardano Matteo Retegui. Il calciatore italo-argentino dopo l'annata vissuta al Genoa, potrebbe candidarsi non solo ad una maglia da titolare per l'europeo che si giocherà al margine di questa stagione, ma potrebbe addirittura poi finire come titolare e nuovo numero 9 di un club ai vertici del nostro campionato. Matteo Retegui pronto al grande salto, prima l'europeo e poi una big di Serie A. Matteo Retegui, calcio no, la presse. Un salto importante quello per il calciatore italo-argentino che, nella passata stagione e quando ancora non era in Italia, era stato già accostato a club importanti come quello dell'Inter, che cercava un'alternativa a Lautaro Thuram che è finita poi su Arnautovic. L'assist arriva da Luciano Spalletti, commissario tecnico che potrebbe pure consigliare al calciatore di cambiare squadra per consacrarsi come un importante calciatore del campionato e della sua nazionale. Retegui in una big di Serie A, assist da Spalletti. Luciano Spalletti potrebbe aver concluso il lungo casting di Ponte, considerando le difficoltà recenti avute da Belotti, Immobile e pure per Raspadori che con il Napoli continua a vivere una stagione di alti e bassi. Il commissario tecnico della Nazionale Azzurra vedrebbe in Matteo Retegui il suo 9 ideale e la doppietta con il Venezuela porta lo stesso italo-argentino ad una candidatura da titolare come attaccante dell'Italia, per gli europei che si giocheranno in estate. Prima 2024 euro e poi una big di Serie A, è questa l'intenzione di Matteo Retegui, che potrebbe arrivare a giocare titolare per un club importante del nostro campionato. Magari, sotto consiglio di Luciano Spalletti, nella destinazione Napoli. Al posto di Osimhen, con gli azzurri che andrebbero sul classe 99 per sostituire il nigeriano. Retegui ha convinto tutti, prima 2024 euro e poi una big di Serie A. Protagonista con la maglia dell'Italia, Matteo Retegui ha convinto gli italiani e lo stesso Luciano Spalletti, che lo ha schierato titolare nella sua inedita formazione con la difesa a 3. È riuscita a portare la vittoria a casa, nell'amichevole disputata con il Venezuela e che sembrava essersi complicata all'inizio quando, dopo un solo minuto, era stato fischiato un rigore a favore dei sudamericani, neutralizzato da Gigio Donnarumma quando Rondon ha calciato dagli 11 metri. Protagonista assoluto di Venezuela-Italia è stato Matteo Retegui, col suo quarto gol in 5 partite in nazionale. L'attaccante del Genoa sta convincendo l'Italia e i club italiani perché, come sottolineato da Tutto Sport, sarà probabilmente lui il centravanti dell'Italia a 2024 euro. E chissà se, dopo l'europeo con l'Italia, non divento il principale bomber di una big di Serie A. A pensarci. È proprio l'ex squadra di Spalletti, tecnico che potrebbe convincere Retegui al grande salto, arrivando al Napoli. Retegui titolare a 2024 euro, poi l'approdo in una big di Serie A. Cambiaso e Retegui in Venezuela e Italia, calcio no, la presse. Ultime su Retegui, quanto costa l'italo argentino al Napoli. Per il Napoli, che dovrà perdere quasi sicuramente Osimhen per volontà del nigeriano. Prendere Retegui vorrebbe dire proporre al Genoa una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro e non oltre, per poter garantire al prossimo allenatore che verrà al Napoli, la possibilità di vedere altri innesti importanti, in altri reparti, per il 2025.